Benvenuti a questo nostro incontro prima delle prime dedicato a Un ballo in maschera, nuova produzione della Scala che debutta domenica prossima. A parlarne abbiamo con noi personaggi molto importanti, ma più che molto importanti credo personaggi che hanno accettato di parlare del ballo in maschera anche per chiarirsi le idee loro stessi e per dirci anche delle cose nuove nate da queste riflessioni, perché come avremo modo di dire Un ballo in maschera, che a mio parere è un capolavoro, che io personalmente tra le opere di Verdi non scambierei con molte altre opere, è in fondo un'opera che non è riconosciuta allo stesso livello, non dico di quelle della trilogia popolare cosiddetta di cui abbiamo già parlato, ma forse neppure del Falstaff, per esempio, opera per i motivi anche che qui abbiamo detto molto rivalutata nel corso del nostro secolo, del secolo ormai precedente. Cosa che invece su Un ballo in maschera, che è quell'opera che sta in mezzo, no? Tra il Verdi già maturo e l'ultimo Verdi, ma che non è non ha fatto parte della Verdi Renaissance del Novecento, che non ha fatto parte, per i motivi che poi vedremo, delle opere tipo Don Carlo, Una forza del destino, che hanno avuto anche loro un loro successo presso un certo tipo di pubblico e anche di teatri o di messe in scena. Ecco, Un ballo in maschera è un'opera che sta un po' lì, in una nicchia, ma di grande, ripeto, a mio parere, importanza e bellezza. A parlarne abbiamo chiamato appunto quindi personaggi speciali. Luciano Erba, alla mia sinistra, che ringrazio in modo particolare, uno dei più illustri poeti italiani, già professore di letteratura francese all'Università Cattolica di Milano. Perché? Perché c'è la fonte francese, ma non soltanto, perché Luciano Erba è una personalità in grado di arricchirci sotto molti punti di vista. E poi alla mia destra, Quirino Principe. Quirino Principe, che credo nel mondo culturale milanese, che ha la fortuna di averlo almeno fisicamente presente, è ben conosciuto. Chiamarlo musicologo è dir troppo poco, perché è anche critico musicale, quindi conosce anche le battaglie che si fanno quotidianamente per la musica, ma autore, come sappiamo, forse dei due più bei libri che sono stati fatti in ambiente musicologico negli ultimi anni, quello su Gustav Mahler e su Richard Strauss. Avrebbe dovuto esserci con noi anche Valerio Manfredi. Valerio Manfredi non può essere presente per un motivo che in fondo a noi fa piacere, ci dispiace molto che non ci sia ovviamente, però ci rallegriamo molto del fatto, cioè la sua biografia su Alessandro Magno, come forse avete letto anche sui giornali, perché ha avuto grande rilievo anche sui giornali, è stata adesso acquistata da un importante produttore, De Laurentiis, per trarne un film, e quindi Manfredi è bloccato in America per motivi inerenti appunto alla sceneggiatura del film su Alessandro Magno tratto dal suo lavoro, dalla sua biografia. Noi recupereremo naturalmente Valerio Manfredi in uno dei prossimi incontri. Ci sarà una sorpresa che in parte compenserà l'assenza di Valerio Manfredi. Verrà infatti, così ci ha promesso, Gabriella Pescucci, che è il costumista di questa edizione del ballo in maschera. Per un'opera che già dal titolo si intitola appunto Un ballo in maschera, una costumista ci è parso importante e interessante averla con noi. In più Adele Pellegatta e Natale Ciravolo ci leggeranno come sempre parti del libretto. Ecco, questa era la mia introduzione. Io do subito la parola, come al solito cominciamo da una prima introduzione che parte dalla musica, che parte dall'opera, e quindi la parola va a Quirino Principe. Beh, confesso che non mi aspettavo di dover parlare per primo, poiché pensavo che il tema cui sarei addetto in qualche modo sia un a posteriori, ma non ha importanza. Poi sappiamo bene che nell'arte il prima e il dopo non hanno alcun significato. Il tempo dell'arte è circolare e non rettilineo. E se apparentemente può sembrare che la successione canonica sia il fatto storico vero o presunto, poi la fonte letteraria, diciamo, non finalizzata alla musica,
che poi nel caso di Scribe fu finalizzata la musica, lo sapevo benissimo, questo lo vedremo dopo. Il libretto, poi la musica composta dal compositore e quindi tutto ciò che viene dopo, cioè la produzione, la messa in scena, la regia, ecco. E tutto questo sì, in apparenza ha segue quest'ordine di successione, ma come Borges diceva che molti scrittori hanno inventato i loro predecessori, così si potrebbe dire che molte partiture d'opera abbiano inventato i libretti, nel senso che ce li fanno leggere meglio. Infatti la prova del 9 è che noi comprendiamo, riveliamo, estraiamo dai libretti i loro veri significati, dopo averli ascoltati incarnati nella musica. Non è che la musica aggiunga, la musica trae fuori in senso platonico. Detto questo, dico subito do subito un giudizio che forse dispiacerà al carissimo amico Sergio Sablic. Io non amo, non amo molto Un ballo in maschera. Non è fra le opere verdiane che io amo di più. Non è fra le 10 opere di Verdi che nella consueta isola deserta mi porterei dietro, perché, voglio dirlo, dico anche però che è un'opera piena di straordinarie bellezze, ma queste bellezze, sono, continuamente ostacolate e minacciate da errori estetici, che a me, per esempio, risultano insopportabili, vorrei discuterne con voi, con i miei colleghi, soprattutto con il pubblico, per vedere se io sia in errore. Spero di essere in errore, perché maggiori rivelazioni di bellezza, si acquisiscono e più felicità c'è. Personalmente penso che lo scopo della musica e la finalità del teatro musicale sia quello di dare piacere e felicità il più possibile a chi ascolta, ma anche a chi scrive, anche a chi compone, anche a chi mette in scena, a chi recita, a chi canta. Non credo che ci siano altre finalità. D'altra parte, è la finalità suprema, il piacere e la felicità sono, come è noto, dovrebbe essere noto, le supreme finalità, i supremi obiettivi, almeno dell'uomo civile, ecco, non dico dei talebani afghani, ma insomma dell'uomo civile, certamente sì. E io quindi provo meno felicità ascoltando Un ballo in maschera, seguendone la trama, andandolo a vedere, ad ascoltare a teatro, di quanto non avvenga, per esempio, con un'opera quasi coetanea, di poco maggiore. Diceva giustamente Sergio Sablic che siamo al centro, lungo la cerniera, nell'epoca di svolta, e naturalmente, come in tutte le epoche di svolta, che sono anche terre di nessuno, esistono zone di sovrapposizione. Vale il famoso verso di Dante a proposito della carta che brucia, nel canto 25 dell'Inferno, che non è nero ancora e il bianco muore. Ci sono echi di un Verdi arcaico, di un Verdi giovane, di un Verdi ancora apprendista, di un Verdi un po' impacciato, e ci sono premonizioni straordinarie. Straordinarie del Verdi che verrà, ma anche di ciò che è oltre Verdi, di Tchaikovsky, di Massenet, a volte dello stesso Wagner, ma questo sappiamo che nel Verdi della seconda metà del suo lascito è costante, ma non perché Verdi abbia acquisito la lezione di Wagner dopo aver ascoltato Lohengrin, sarebbe una sciocchezza dirlo, prima del 71 avviene questo, ma semplicemente perché Verdi arriva da solo, con i suoi mezzi, per conto suo, in piena libertà, a certi obiettivi che Wagner raggiunge con i suoi mezzi e con le sue vie, e che per esempio Mercadante, poniamo, non raggiunge, Franchetti non raggiunge, ecco. Compositori peraltro ragguardevolissimi, non è che siano inferiori per questo motivo, no? Quindi ci sono dei wagnerismi da musica dell'avvenire, ci sono delle premonizioni delle ultime opere capolavoro di Verdi, per esempio di Falstaff, e dico subito, la parte di Oscar in generale, come è noto, Oscar è un personaggio antravestì, continuamente ci preannuncia Alice in Falstaff. Comunque se ne può fare la prova, poi se vogliamo ascoltiamo, oppure ascoltate voi, suggerimento. L'opera che,
pongo un po' in dialettica, in antitesi al Ballo in Maschera e naturalmente l'opera di 2 anni prima nella sua forma sfortunata, cioè Simon Boccanegra. Poi è vero che Simon Boccanegra dell'81 non è certo quello del 57, però la radice è quella, direi che il germe è quello, e quindi molte invenzioni musicali di Verdi nell'edizione del 57 non sono smentite da quella dell'81, quindi possiamo dire Simon Boccanegra, naufragato miseramente a Venezia nel 57, detto in una famosa lettera di Verdi a Boito, quel tavolo zoppo sarà un tavolo zoppo, ma secondo me sta in piedi meglio che non questo tavolo con le gambe tutte uguali che un Ballo in Maschera. Dico perché. Dunque, non spetta a me parlare della fonte del libretto, poiché è compito di altri. Ecco, voglio dire soltanto che, come è noto, c'è un passaggio da Scribe ad Aubert inizialmente. Scribe scrive il suo dramma Gustave Troisième ou le bal masqué appositamente come libretto d'opera per Scribe, quindi è in quel caso un librettista naturalmente di alta classe. Devo dire che fra i lavori di Scribe questo è uno dei meno tipici, anche perché un dramma storico, la famosa Scribì, cioè quello che fu chiamata, no, la Scribì, cioè il mondo di Scribe, il mondo di generali, di ambasciatori, di dame, di fanciulle, di educande, non è questo propriamente. In fondo il più divertente Scribe è quello della Sonnambula, per esempio, no? La fonte di Bellini o l'arrivo di un nuovo signore. E né fra le opere di Aubert, come dal punto di vista musicale, è l'opera più importante, un'opera minore di Aubert, 1833, quindi 24 anni prima, no, 26 anni prima del Ballo in Maschera, Verdiano. Però, qui, scusatemi, crocifiggetemi pure, no? Come dice Falstaff, martirizzatemi, ecco, no? Nell'ultimo atto. Ma ho l'impressione che, cerco di essere chiaro, se è vero che ci sono delle opere di Aubert in cui siamo di fronte al miracolo dell'ispirazione caduta dal cielo, Fra Diavolo e La Mieux de Portici sono fra le 10 opere che mi porterei sull'isola deserta, ve lo giuro. Non perché ne stia parlando qui, adesso sia tendenzioso. Almeno una delle due certamente, un'opera seria e un'opera comica, perfette. Ma quelli sono i capolavori, divini, no? Probabilmente c'è stato l'intervento di Apollo, quindi, delle muse, ma anche l'opera di Aubert, che io confesso mi sono letto sullo spartito per canto e pianoforte, perché non ho trovato dei CD, non l'ho mai ascoltata, poi non si la mai, insomma, ormai, neanche in Francia, è un'opera che in fin dei conti è più compatta, più coerente musicalmente, tagliata meglio dal punto di vista del taglio del sarto, di quanto non sia il Ballo in Maschera nel suo insieme. È vero che nell'opera di Aubert, le bal masqué, non ci sono momenti memorabili come ce ne sono nel Ballo in Maschera. Quindi il Ballo in Maschera è un'opera saliscendi, secondo me, dal punto di vista della qualità, e quindi dobbiamo valutarla per ciò che è. C'è poi il passaggio, naturalmente, da Scribe a Somma. Allora, vorrei dire una cosa. Sempre tornando alla famosa questione di Simon Boccanegra, tutti sanno che in Simon Boccanegra, qui abbiamo un giallo, abbiamo un'edizione molto antica del libretto di Ballo in Maschera, in cui è detto che il libretto di Francesco Maria Piave. Misterioso come mai sia potuto uscire questa indicazione. Pensa, vabbè, Piave ormai così se lo trascinava dietro vistosamente Verdi. Non dimentichiamo che se noi cantiamo, se le nostre nonne cantavano di Provenza al mare, al suolo, eccetera, se tante parole, amami al fede, queste Piave, non disprezziamo il povero Piave. Io spezzo la lancia a favore di Piave e del suo stile di librettista. Il libretto della Traviata è un capolavoro assoluto, soprattutto nel sollevare il linguaggio, nel mediare in questo modo, nel compensare lo scandalo dell'argomento contemporaneo, no? Quindi non convenzionale, e quale argomento, quale rango sociale attribuito alla protagonista, una prostituta d'alto bordo.
Verdi, come noto, affidò il libretto di Simon Boccanegra a Piave, poi ne fu scontento, lo trattò villanissimamente e cinicamente, anzi volgarmente. Non ci si comporta così nei limiti della buona educazione con un librettista che ha lavorato per te tante volte e ha garantito il tuo successo. Dice: se non vuole che ci sia il tuo nome, guardi, è uno schifo, se non vuole faccia pure, non me ne importa. Ebbe il coraggio di far vedere, da sfidarlo a duello, di far vedere il libretto di Piave ad alcuni dei suoi amici, fra cui Antonio Somma, che era uno scrittore modestissimo, a mio avviso, ma che Verdi considerava una specie di guru, una specie di maestro di stile, un grande scrittore. Tant'è vero, lo si diceva prima dietro le quinte, che Verdi, il quale aveva l'abitudine di maltrattare in genere i suoi librettisti, anche sommi come Boito, di fare dell'ironia nei loro confronti, insomma di essere antipatico, come era spesso, non lo fu mai invece con Antonio Somma. Il nome di Antonio Somma era un toccasana, era terapeutico e taumaturgico. In realtà, quello che ha combinato Antonio Somma, se noi, credo siamo d'accordo con Luciano Erba, se noi confrontiamo il libretto di Somma, anche il libretto per la prima versione, quella in cui l'argomento è fedele all'episodio storico di 1792, assassinio di re Gustavo III di Svezia da parte di congiurato, una congiura di palazzo, anche se lo confrontiamo, la prima stesura, con il testo di Scribe, ci accorgiamo dell'abisso di sapienza a favore di Scribe e di insipienza a sfavore di Somma. La sceneggiatura, che sembra veramente tagliata in tanti pezzi, appiccicati con la colla, finisce una scena e ne comincia subito un'altra. Non c'è quel movimento, non c'è quella sovrapposizione, non c'è quella continua teatralità che c'è, l'ho citato 100 volte, nell'avvicino Simon Boccanegra. Pensate, non so, Simon Boccanegra comincia con due personaggi che entrano facendo un discorso cominciato. Che dicesti? Cioè il discorso è cominciato prima, proprio in medias res. Pensate alla scena del Gran Consiglio con il popolo che rumoreggia e che poi cambia idea. E invece qui si comincia col solito. La signora Pestucci, benvenuta. Si comincia col solito coro, come in Nabucco, come nei Lombardi, cioè con una convenzione teatrale che ormai è consunta. Si introduce una scena assolutamente spuria, quella cioè di Ulrica, la quale assume, per amor di colore, no, rispetto a scrivere in quest'opera, un peso, un calibro che non dovrebbe avere, assolutamente sproporzionato, cioè che tutto il secondo quadro del primo atto sia dedicato a questo personaggio, a questa scena di pseudomagia, ecco, che non fa paura a nessuno. È molto più terrificante la scena delle streghe in Macbeth che di parecchi anni prima. Allora, forse Adele ce la Sì. può brevemente riassumere. Atto prima, scena sesta, Ulrica nell'antro compie l'evocazione, o si appresta all'evocazione. Re dell'abisso, affrettati, precipitati per l'etra, senza libar la folgore, il tetto mio penetra. Ormai 3 volte l'upupa dall'alto sospirò, la salamandra ignivora 3 volte sibilò, e delle tombe il gemito 3 volte a me parlò. E tu, Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Di' tu se fedele il flutto m'aspetta, se molle di lacrime la donna diletta dicendomi addio, tradì l'amor mio. Con lacere vele e l'alma in tempesta, i solchi soffrangere dell'onda funesta, l'averno e il cielo irati sfidar. Sull'agile prora che m'agita in grembo, se scosso mi sveglio ai fischi del nembo, ripeto tra i tuoni le dolci canzoni. Le dolci canzoni del tetto natio, che l'ora lamentano dall'ultimo addio, e tutte ridanno le forze del cor. Chi voi siete?
L'insana parola può nel pianto prorompere un giorno, se chi forza l'arcano soggiorno va la colpa nel duolo a purgar, se chi sfida il suo fato insolente deve l'onta nel fato scontar. L'onore a me cedi. È la destra d'un grande, vissuto sotto l'astro di Marte. Infelice, va, mi lascia, non chieder di più. Su, prosegui. No, lasciami. Parla. Te ne prego. Te lo impongo. Ebben, presto morrai. Se sul campo d'onor ti son grato. No, per man d'un amico, così scritto è lassù. Non volevo fare più che un esempio. La scena del secondo quadro del primo atto è una scena tenebrosa notturna, cioè rappresenta il momento nero che nella teatralità di Verdi è importantissimo, una grande occasione. Verdi la sfrutta. Pensate alla differenza di stile e di brivido che c'è con una scena in cui non c'entra il demonio, il re dell'abisso. Oscar dice, in modo divertente, devo dire, Oscar è un personaggio che mi piace, in quest'opera dice che Ulrica con Lucifero è sempre d'accordo. Questo è bellissimo. Ma questo è un modo per così sdrammatizzare la situazione. Lì invece troviamo... Allora, ecco, c'è una musica di una certa efficacia, la quale viene completamente, come dire, rovinata, guastata, da quello che per me è il famigerato e scherzo o è follia, il fatto è profezia. Questo intervento di Riccardo o Gustavo, che dir si voglia, che dovendo rappresentare quandoque dormi tato meros, qui Verdi ha sbagliato secondo me i calcoli completamente, lo dico con più grande ammirazione per questo grandissimo, grandissimo donatore di felicità, Verdi trasforma il senso, diciamo, di ilarità forzata che Riccardo deve provare in quel momento, poiché egli è indubbiamente turbato, ma deve dimostrare a se stesso prima ancora che agli altri che non lo è e che quindi egli ride di questa profezia, lo trasforma in umorismo involontario con quelle orrende acciaccature che colorano il canto di Riccardo. Nell'arte basta un piccolo colpo di pollice per rovinare tutto, e questo è appunto il colpo di pollice maldestro. Errori, secondo me, di questo genere sono sparsi a piene mani nella partitura, poi se ci sarà tempo ci torniamo sopra, proprio nei momenti di grande bellezza, e questo che irrita profondamente. Ci fossero delle zone di bellezza, delle zone invece di bassura, invece no, nelle zone, nei picchi emergenti, nei momenti della massima ispirazione c'è o un gruppetto convenzionale che arriva alla cadenza perfetta, o queste dannate acciaccature, o altri esempi di nefasta coloratura che appartengono a una concezione dell'opera che si sperava nel 1859 tramontata per sempre. Ebbene, tutto questo aduggia e annebbia lo splendore della grande musica che c'è nel Ballo in Maschera. Lungi da me naturalmente competere con Quirino Principe, ma naturalmente io mi sono esposto come si è esposto lui e quindi cercherò poi di spiegare una cosa. Vorrei soltanto insinuare un dubbio su questo che il professor Principe ha detto e che è veramente certo. E se tutto questo, Quirino, fosse voluto, se questo stile volutamente aggraziato, anche convenzionale, in certi momenti dell'opera, fossero proprio una scelta consapevole di Verdi per stabilire un, come dire, confronto rispetto ad altri momenti nei quali invece il discorso si fa molto diverso. Ma questo è semplicemente una riflessione che poi svilupperemo naturalmente. Vorrei adesso invece chiedere al professor Erba di fare un passo indietro. Quirino Principe già ci ha dato
un giudizio che è assolutamente da condividere, non si può non condividere. Abbiamo anche purtroppo abbiamo scelto naturalmente un po', capziosamente degli esempi particolarmente brutti per ora, però certamente questo libretto è una delle cose più strane, problematiche veramente, anche se si considera, come già è stato detto, la stima, addirittura la reverenza, il timor riverenziale, diceva prima Quirino Principe, che Verdi aveva per questo avvocato, giornalista, Antonio Somma. Volevo però, professore Erba, fare un passo indietro. Scrib, ci descriva un po', ci dica un po' meglio qual è il mondo di Scrib, il mondo che, come sappiamo, nella storia dell'opera ha un suo posto molto particolare. Ma grazie della importanza che lei dà alla mia considerazione di Scrib rispetto a Somma. E sarei d'accordo in tutto e per tutto con quanto ha detto il professor Principe. Scrib, da me, francesista di professione, è sempre stato messo un po' ai margini, abituato a questo dai giudizi sempre negativi che dà la critica, anche non solo contemporanea, ma già dell'epoca, all'opera di Scrib. Accusato di scrivere troppo, ha scritto un'enormità di libri, di libretti, e soprattutto di andare incontro troppo al gusto del pubblico, quello che il pubblico chiedeva. Insomma, uno scrittore di consumo, un professionista del cattivo gusto, ma a questo punto, vedendolo poi a confronto con Somma, mi sono chiesto se non fosse poi così da condannarsi come di solito lo è, perché Somma è molto peggio di Scrib. E allora a questo punto le azioni di Scrib sono salite ai miei occhi. E non so, per darvi un esempio, ve ne sarebbero molti, di come attraverso la traduzione, se di traduzione si può parlare di Somma, si abbia veramente un degrado dei materiali, degli stessi schemi e delle stesse strutture dell'opera di Scrib. Il nostro, come sapete, parla di un episodio avvenuto a Stoccolma, il tirannicidio, se così si può dire, vale a dire l'uccisione da parte di un gruppo di aristocratici del re di Svezia, Gustavo III, Vasa, un grande re, tutt'altro che un tiranno, un riformista del Settecento, che potremmo paragonare a un re molto più vicino a noi, Giuseppe II, il figlio di Maria Teresa, autore delle grandi riforme che gli Asburgo hanno operato nel territorio a loro soggetti. Ecco, un autore, un re che per di più aveva una sua vocazione artistica, creativa, scriveva poesie, scriveva per il teatro egli stesso. Insomma, non era nulla del bieco tiranno che si vorrebbe presentare degno di essere colpito dai congiurati. Non vi è congiura nell'opera di Scrib, se non il tentativo di una minoranza di disfarsi di questo ingombrante personaggio che era Gustavo III. Passando al libretto di Somma, congiura politica, non congiura amorosa. No, per nulla. Passando al libretto di Somma non si capisce più niente, perché non vi è congiura politica e vi è soltanto un episodio di gelosia da parte di Renato, il quale uccide Riccardo, il cosiddetto tiranno, perché appunto per ragioni di gelosia e non altre. Vi è quindi, se la congiura nell'opera di Scrib è ridotta nella sua grandezza storica, quale potrebbe essere la congiura di Cassio e Bruto nei riguardi di Cesare, nell'opera nella traduzione di Somma si ridicolizza. I congiurati, che hanno una loro dignità nell'opera di Scrib, anche un loro coraggio, nell'opera di Somma sono dei personaggi del tutto ridicoli, bofonchiano di nascosto e dicono: è meglio andare via perché non è il buon momento. Per loro il momento non arriva mai, hanno tutte le scuse e i pretesti per non fare quello che dovrebbero fare, e non si capisce poi perché debbano uccidere questo tiranno, che tiranno non lo è, né nella immagine che ce ne dà Scrib, né tantomeno in quella che ce ne dà Somma. L'unica cosa che viene mantenuta da Somma e di cui vorrei dare atto
E il personaggio? I personaggi cambiano, naturalmente si passa da Stoccolma a Boston, da nomi scandinavi si passa a nomi inglesi, più o meno azzeccati, mentre invece rimane del tutto il nome di Oscar, che è il paggio. Oscar è un nome tipicamente scandinavo e rimane nell'opera di Somma ancora come Oscar. Non so, non ha sentito il bisogno di cambiarlo. E per fortuna non l'ha cambiato, perché lo ha lasciato anche presente in tutte le sue, i suoi interventi nell'opera. È un personaggio importantissimo, a mio parere, Oscar, e salva sia il libretto di Scribe, sia soltanto per questo un po' il libretto di Somma. È un po' un angelo, Angelos, il messaggero, porta dei messaggi. Ma grazie a questi messaggi che strutturalmente lo scenario si sviluppa. È l'angelo anche della morte, perché pur essendo è una voce femminile, ricorda un po' Ariele, l'Ariele della tempesta, o anche un po' forse il cherubino delle nozze di Mozart, così molto agile, veloce, onnipresente e soprattutto responsabile di quello che succede nell'opera, nello scenario, senza averne l'aria, annunciando e portando in qualche modo il segno del fato. Se non vi è metafisica nell'opera di Scribe, tantomeno in quella di Somma, l'unica metafisica di cui si può parlare è Eros, il dio dell'amore, che è alla base dell'azione dei personaggi, e anche la Moira, il fato, perché tutto avviene per errori, per equivoco, per travestimenti, per mascheramenti o altro. Ah, dimenticavo di dirvi che il bal masqué è nella realtà, effettivamente Gustavo III di Svezia è stato ucciso durante un ballo mascherato. Quindi l'idea che il ballo in maschera sia di per sé un simbolo di chissà che quale altri significati cade un po' quando in qualche modo la realtà ha preceduto l'arte e non l'arte la realtà. Questa volta il ballo mascherato era già nei fatti storici, per cui Gustavo III di Svezia è stato assassinato durante questo ballo. Per ritornare a Moira, per ritornare a Oscar, Oscar è il responsabile in un primo momento della discesa della data mascherata all'abituro di Ulrica, dove si annuncerà la morte di Riccardo per mano del primo uomo a cui egli stringerà la mano. Naturalmente un vecchio marchingegno, quello il primo che uscendo dalla porta abbraccerò, eccetera, Laio, Edipo, e tutta la mitologia è ricca di questo episodio del primo che si incontra e che sarà autore della nostra morte. Anche è lo stesso Oscar, lo stesso paggio, che rivela ai congiurati, congiurati da ridere, congiurati che Sam e Tom, quei due personaggi che vi dicevo del libretto di Somma, e lei a rivelar loro che sotto quale maschera e quale travestimento si nasconde Riccardo, quello che loro dovranno uccidere. Ma questo viene a essere conosciuto anche da Renato, che è il geloso che vuole uccidere, non per ragioni politiche, ma per ragioni di gelosia, appunto, vuole uccidere il Riccardo, e viene informato sulla vera persona di Riccardo da Oscar. Quindi Oscar, senza volerlo, è un po', come vi dicevo, l'angelo della morte, questo messaggero di sventura, senza volerlo, perché inconsciamente sembra essere innamorata addirittura del suo signore, di Riccardo, essa stessa. Questo per dire che Scribe sarà sì uno scrittore di mestiere, uno scrittore che va incontro il gusto del pubblico, ma a questo punto ci possiamo anche chiedere, ma il gusto del pubblico è poi così da condannarsi? Forse non è il pubblico ad aver ragione. Se il pubblico vuole certe cose alla lunga, alla distanza d'anni, eccetera, forse è il pubblico che ha ragione. Vi sono, nella storia della letteratura, vi sono tanti scrittori intelligenti che poi per tante ragioni scrivono delle cose che non sono affatto intelligenti, come vi sono scrittori poco intelligenti, e potremmo forse dire Scribe, che alla fin fine finiscono per scrivere cose più intelligenti degli altri. Anche il nostro tempo è ricco di scrittori intelligenti imbecilli, mentre invece mancano gli scrittori imbecilli che finiscono per essere intelligenti. Vi ringrazio.
Sì, per aggiungere un particolare storico, per quanto sappiamo che poi la trama e l'ambientazione fosse cambiata, il personaggio Oscar di Oscar è un personaggio, come dire, reale, perché Gustavo III era notoriamente omosessuale e il paggio Oscar era il suo amico, e quindi questa figura che poi nella trama dell'opera italiana viene completamente cambiata nell'intrigo amoroso, permane, è giusto, sono d'accordo, sia con Principe che con Erba, è poi il germe che più fruttifica nel corso dell'opera. Vorrei fare un piccolo intermezzo e chiedere a Gabriella Pescucci, che ringrazio particolarmente di essere qui con noi, in fondo quest'opera è quasi un ininterrotto susseguirsi di travestimenti, questo è già stato detto, di scambi di persona, e per me questo è uno dei suoi lati più belli, c'è sempre questa atmosfera, a volte viene fuori in modo chiaro, a volte semplicemente incombe, questa atmosfera lieve e sinistra di danza di maschere, che si diffonde prima ancora di giungere al culmine del ballo mascherato, che dà poi il titolo definitivo. Ecco, è un po' per una costumista fare un po', si direbbe, costume al quadrato questo, oppure, ovviamente, ecco, che cosa significa? È un'opera un po' particolare rispetto ad altre, proprio per queste caratteristiche, oppure è un lavoro come tanti altri? Scusi, ma abbiamo sì, no. No, per quel che riguarda il mio lavoro, che io non sono una musicologa, so tutto di Asolo e Bottoni, ma amo molto la lirica, mi piace andare a vederla e mi piace molto ascoltarla. Il Balle Maschera è un'opera, per quel che mi riguarda, difficile, perché finisce di essere risolta con dei gran mantelli, perché non è vero che poi alla fine uno riesce a fare quello che vuole. Perché ci sono dei tempi per cui il corista o il cantante deve cambiarsi velocemente, c'è 2 minuti. Quello per me è stata la cosa più difficile del ballo in maschera, cioè cercare di levare il più possibile i mantelli, che come si sa è la cosa più facile dovendo fare una maschera. Perché sono tutti libretti scritti nell'Ottocento, quando la regia, la scenografia erano molto diverse da oggi, erano delle telette che andavano su e andavano giù. Oggi al teatro si chiede giustamente altre cose e ci sono sempre dei tempi difficilissimi di cambiamento. Io ci ho provato, infatti il finale del ballo è fatto più un ballo in tête, sempre per levare questi mantelli che ci hanno comunque congiurati, perché c'è scritto nel libretto. Cioè ci sono delle cose... che il libretto, do ragione a voi, è proprio uno dei libretti più difficili e non felice, assolutamente. Ci sono proprio delle cose precise che servono poi, il mio lavoro serve anche a chiarire allo spettatore a un disegno di quello che il librettista e di conseguenza la musica vuol dare. E il finale, che c'è già i 30 mantelli dei congiurati, eccetera, abbiamo puntato a fare un ballo in maschera en tête, cioè hanno dei cappelli, hanno le maschere forzatamente, ma non hanno tutti quei mantelloni che normalmente ho visto, almeno io, nei balli in maschera. Grazie per ora, poi naturalmente le chiederemo... Ah, d'accordo, la ringrazio molto. Se vuole dire ancora qualcosa dell'allestimento, del lavoro, ricordiamo la regia di Liliana Cavani, Dante Ferretti ha fatto le scene. Sono d'accordo con voi sul libretto, perché è uno dei libretti... ma ancora non abbiamo finito di dire sul libretto. Allora, guardi, le facciamo ascoltare prima che lei vada via. Allora, le facciamo ascoltare. Allora facciamo dirlo a... Grazie signora e molti complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Allora, non per mettere altra benzina al fuoco di questo ragionamento, ma prima di far continuare Quirino Principe e riprendere dal punto in cui aveva lasciato il suo di ragionamento, vorrei che Adele e Natale ci leggessero questa scena, che è un po' più complessa di quella precedente, cioè la grande scena di Amelia che inizia
il secondo atto, con cui si inizia meglio il secondo atto, Amelia che va nell'orrido campo a cogliere questo fiore che dovrebbe darle l'oblio, poi con Quirino naturalmente parleremo anche di questo e di quello che può associarsi a questo, e poi il duetto d'amore fra Riccardo e Amelia. Riccardo l'ha seguita, la incontra in questo luogo desolato e qui si dichiarano per la prima volta il loro amore. Ecco, lo ascoltiamo per intero, prima la grande aria, scena e aria di Amelia e poi il duetto Riccardo-Amelia. Ecco l'orrido campo ove s'accoppia al delitto la morte. Ecco là le colonne. La pianta è là, verdeggia il pie. S'inoltri, mi si aggela il core, sino il rumor dei passi miei, qui tutto m'empie di raccapriccio e di terrore. E se perir dovessi, perire, ebben, quando la sorte mia, il mio dover tale è, s'adempia e sia. Ma dall'arido stelo divulsa, come avrò di mia mano quell'erba, e che dentro la mente convulsa quell'eterea sembianza morrà. Che ti resta, perduto l'amor, che ti resta, mio povero cor? A chi piange? Qual forza m'arretra, m'attraversa la squallida via? Su, coraggio, e tu, fatti di pietra, non tradirmi, dal pianto ristà, o finisci di battere e muor, t'annienta, mio povero cor. Mezzanotte, e che veggio, uno spettro di sotterra si leva e sospira, ha negli occhi il baleno dell'ira e m'affisa e terribile sta. Te mi reggi, ma ita, o signor, risolleva il mio povero cor. Teco io sto. Gran Dio! Ti calma, di che temi? Mi lasciate, son la vittima che geme, il mio nome almen salvate, o lo strazio e il rossore la mia vita abbatterà. Io lasciarti? No, giammai, non possio, che marde in petto sovrumando di te l'affetto. Con te, abbiatemi pietà. Così parli, a chi t'adora, pietà chiedi e tremi ancora. Questo core innamorato l'onor tuo rispetterà. Ma Riccardo, io son d'altrui, dell'amico più fidato. Taci, Amelia. Io son di lui, che daria la vita a te. Ah, crudele, e me rammemori, lo ripeti innanzi a me. Non sai tu che se l'anima mia il rimorso dilacera e rode, quel suo grido non cura, non ode, sinché l'empie di fremiti amor. Non sai tu che di te resteria se cessasse di battere il cor? Quante notti ho vegliato anelante, come a lungo infelice lottai, quante volte dal cielo implorai la pietà che tu chiedi da me. Ma per questo ho potuto un istante, infelice, non viver di te? Te soccorri tu, cielo, all'ambascia di chi sta tra l'infamia e la morte. Tu, pietoso, rischiara le porte di salvezza all'errante mio pie. E tu va, che io non t'oda, mi lascia. Son di lui che il suo sangue ti diè. La mia vita, l'universo, per un detto. Oh, c'è il pietoso. Di che m'ami? Va, Riccardo. Un sol detto. Ebben, sì, t'amo. M'ami, Amelia. Ma tu, nobile, me difendi dal mio cor. M'ami, m'ami. Oh, sia distrutto il rimorso, l'amicizia nel mio seno, estinto tutto, tutto sia fuorché l'amor. Quale soave brivido l'acceso petto irrora. Ah, ch'io ti ascolti ancora rispondermi così. Astro di queste tenebre a cui consacro il core, irradiami d'amore e più non sorga il dì. Sul funereo letto ove sognava spegnerlo, torna gigante in petto l'amor che mi ferì, che non m'è dato in seno a lui versar quest'anima, o nella morte almeno addormentarmi qui. Ahimè. Taci. S'appressa alcun.
Chi giunge in questo albergo della morte? Renato. Il mio consorte. Ma io sento, si è acceso? Si è acceso, no? Sì. Io sento il dovere di protestare vivacemente nei confronti di quest'opera di mistificazione compiuta dai due eccellenti attori, perché l'hanno letto così bene che lo fanno sembrare bello, lo fanno sembrare alta letteratura, insomma. Cambia tutto, insomma. D'accordo, no, ecco, con un occhio, con un orecchio occhio, uno guardava da un lato, con l'altro dall'altro, però, ecco... No, dico, parola scenica poca da parte di Verdi. Sì, no, certo, è certo. Strano, ma perché certo. Lui, cos'è che gli poteva piacere in questo... Ma, no, ti rispondo, se permetti, ecco, perché l'hanno letto così bene? Perché hanno rivelato, perché sono andati prima del testo, d'altra parte... La professione dell'attore è, credo, forse la più misteriosa, la più sacra che esista, no? E anche la più misconosciuta. L'avete letto tanto bene, dicevo, che l'avete fatto sembrare bello questo testo. E quindi avete mentito, avete truccato, ecco, no? È giusto, il trucco fa parte del teatro. L'avete... certo, avete messo delle maschere alle parole. Le avete rese belle, insomma. No, abbiamo fatto da grande. Non so, perché la parola scritta è povera, voi l'avete resa ricca, l'avete fatta sentire ricca. Sì, ma abbiamo aggiunto il nostro sentire, no? Cioè, il nostro sì. Sentimento. O forse, voi, lei dite aggiunto, o forse avete rivelato quello che c'è dentro e che tra l'altro, ecco, è abbastanza eccezionale questo cedere totalmente al privato, avere un momento quasi di oscuramento totale delle proprie responsabilità. Non credo che Clinton con Monica Lewinsky pensasse lascio la Casa Bianca, me ne vado agli Stati Uniti, non ha importanza, quel che conta è l'amore. No, ecco, i potenti sono sempre duplici e ambigui in questo. No, dicevo che il mestiere dell'attore, questo è importante per quanto riguarda poi le bal masqué, cioè l'idea della maschera, e per quanto riguarda poi la musica anche come maschera della parola. L'attore è sempre stato considerato pericoloso, un sovvertitore. Plutarco narra che Solone addebitò al primo attore della storia d'Occidente, che fu anche il primo autore, cioè a Tespi, dopo la prima della sua Alcesti, di aver mentito per 3 ore di seguito, vergogna, ti li disse, perché hai detto di essere dei personaggi che invece non sei. E grazie tanto, il teatro è una fictio, appunto. Grazie quindi a voi, ma non per questo, ecco, mi ricredo sul testo. Dicevo prima che i due congiurati, i due sciaguratissimi congiurati, che sono due come Stanlio Olio, Horn e Ribbing nella prima versione, quando Riccardo è ancora Gustavo, no? Quando ancora si svolge a Stoccolma la vicenda, e invece Samuel o Sam e Tom in quella... Ogni tanto, a parte il fatto che dicono, e che facciamo adesso? Ah, che spaffo, guarda, un po' non c'è... Guarda che ostacolo, nei momenti in cui pensano di farcela, ridacchiano, fanno... no, proprio la risata demoniaca del cattivo, del malvagio. E tutto questo naturalmente purtroppo si traduce in musica, si ridacchia molto in quest'opera, per questo parlavo di umorismo involontario in certe parti così sciagurate. Lo stesso Riccardo ride, no, forzatamente a proposito della profezia di Ulrica. Per quanto riguarda propriamente, ecco, la musica, abbiamo parlato di argomenti fondamentali nel teatro musicale, non possiamo trascurarli. Come si fa a non dedicare grandissima parte del proprio interesse proprio all'idea teatrale, alla drammaturgia, che poi nella musica diventa tutt'uno con la musica. La musica è parte della drammaturgia, almeno nelle opere dei grandi autori lo è, e lo è anche nel Ballo in Maschera, perché Verdi è un grandissimo autore di teatro musicale, non lo è nelle opere invece dei medi o dei più deboli, in cui c'è magari un bel rivestimento, intendiamoci, bello, ma è sempre un rivestimento.
Qui la musica com'è? È un rivestimento, è occasionale, è casuale rispetto a questa trama, che ripeto di per sé sarebbe bella, oppure si incarna e tutt'uno, come avviene nel Migliore Verdi, come avviene per esempio nel Trovatore, in Condotte e le Rinceppi, come avviene in Plebe, Patrizi, Popolo, in Simon Boccanegra, versione 81, come avviene quasi sempre in Aida, tranne che nella Marcia, veramente, e nei balletti. Come avviene sempre in Don Carlo, e come avviene sempre, e in misura sovrabbondante, in Otello e in Falstaff, come avviene sempre nella Traviata. Ecco, devo dire, se noi ascoltiamo il preludio, ecco, provate poi a casa ad ascoltare il preludio, ecco, per fortuna qui abbiamo un punto di forza, posso dirlo. Verdi sappiamo che a un certo punto abbandona l'ouverture. Verdi non è un compositore adatto all'ouverture, che poi in italiano è detta sinfonia. Le sinfonie di Nabucco, dei Vespri siciliani, per esempio, sono inferiori per qualità musicali ai preludi, bellissimo quello dei Lombardi, la prima crociata, il preludio del primo atto della Traviata, l'introduzione del Trovatore, l'introduzione di Rigoletto, cioè è una cosa che possiamo toccare con mano, cioè in questi preludi non c'è nulla che non sia necessario e sono di ammirevole concisione. Poi Verdi lavora, come è noto, ripeto quello che ho detto in altro ambiente a proposito delle osservazioni di Charles Rosen, che paragona Donizetti e Bellini da un lato a Verdi dall'altro, e dice che Verdi non aveva bisogno giustamente di quelle melodie lunghe di cui avevano bisogno Donizetti e Bellini, che avevano bisogno di un terreno su cui camminare. Verdi salta e certe volte vola, no? Salta quando passa da un frammento potente a un altro, come per esempio nell'aria Tu sul labbro dei veggenti in Nabucco, oppure vola come fa per esempio in Traviata o in Simon Boccanegra quando ci sono i tremoli, le discese cromatiche, ecco, non ha bisogno di melodie lunghe. Ebbene, nel preludio del Ballo in Maschera Verdi lavora proprio così, i primi 5 minuti di musica sono assolutamente splendidi, la melodia più riconoscibile, quella che rimane in mente perché poi richiama in anticipo la melodia di un'aria, la rivedrà nell'estasi, il soggetto è l'anima, cioè io, infatti spesso si dice la rivedrà nell'estasi, la mia anima, ecco, e assume, grazie anche al fatto di essere esposta in due riprese da due diversi gruppi di strumenti, assume una carica emotiva irresistibile. Ho l'impressione invece che quando si arriva all'aria cantata dal protagonista, questa melodia, questa splendida ispirazione perda mordente, perda penetrazione, poiché è la drammaturgia generale, il contesto. Io prima dicevo, è come se ci fossero tanti frammenti scenici, no? Legati l'uno all'altro, incollati, giustapposti, in modo che si veda proprio la cucitura, no? Invece non si deve vedere la cucitura, allora si ha il capolavoro. Questo avviene sia dal punto di vista della sceneggiatura, sia dal punto di vista musicale. Non c'è mai una specie di strato musicale che copra queste zone difficili, come avviene in molte opere dello stesso periodo, persino nei Vespri siciliani, che è un'opera così un po' meno matura rispetto a questi due, Simone e il Ballo in Maschera, perché il Ballo in Maschera è in fondo un'opera di maturità, perché laddove è eccellente drammaturgicamente e musicalmente lo rivela. Per quanto riguarda altre parti della musica, abbiamo parlato prima del Re dell'Abisso Affrettati di Ulrica, abbiamo detto che molto abilmente condotto questo intervento, molto abile, ma forse anche artificioso, non è molto ispirato nella linea contorta della melodia, con questi abissi intervallari dall'alto al basso, dal basso all'alto, con questi tritoni naturalmente immancabili, però nell'insieme la squadratura un po' convenzionale di quest'aria
toglie il fremito che c'è invece, torno a dirlo, nella scena delle streghe di Macbeth, dove, visto che Verdi preferisce associare insieme dei frammenti e legarli insieme con mani d'oro da Remida, beh, lì lo fa molto bene, lì, e allora lì noi siamo di fronte a ventate continue di emozione. Qui invece, dopo aver detto com'è bello questo inizio, dell'abisso affretto, poi invece l'emozione scema. Naturalmente sono giudizi molto personali, ma siamo qui a conversare fra buoni amici. Straordinaria è invece, ed è strano che lo dica, tanto per abbreviare il discorso, un'aria simbolo di quest'opera, cioè eri tu che macchiavi quest'anima. Perché anche se appare appena un po' retorica, per il fatto di essere preannunciata da quel motto squillante e cupo, che forse stona un po' in quanto è un ritmo quasi di marcia, non di marcia funebre, di marcia militare in momenti di emergenza, si potrebbe dire, no? Si potrebbe fare una specie di, come dire, di inventario dei ritmi di marcia in Verdi, a partire da quello famoso che c'è nell'ouverture di Nabucco, in cui amo dire ta-ta-ta-ta-ta, in cui dico nessuno marcia così, è come se fossero delle soldatesse iraniane armate di Kalashnikov che ogni tre passi vedono un topo, però, e quindi improvvisamente fanno il passettino indietro, fino ai ritmi di marcia di Aida, a quelli dell'auto da fé, per esempio, di Don Carlo. Ebbene, qui però, e questo mi ricorda qualcosa di molto importante, cioè il destino. E per questo dicevo, mi ricorda per esempio non tanto il tema del destino cosiddetto, no? Che apre la quinta sinfonia di Beethoven, che questa fu una risposta data frettolosamente a Schindler per toglierselo di torno, probabilmente, però sta bene come idea, ma quello che è deliberatamente definito come tema del destino, la Tchaikovsky all'inizio della quarta sinfonia. E per questo parlavo prima di un Verdi premonitore che va al di là di se stesso e arriva fino a oltre i confini della musica italiana. E anzi, una bella tesi di laurea dedicata a, diciamo, alle zone di confine tra un grandissimo come Verdi e un grandissimo come Tchaikovsky sarebbe forse una buona cosa, ci sarebbe molto da scoprire. E io suggerisco di partire proprio, se si vuole, da quest'aria dal ballo in maschera per incominciare a lavorarci sopra. Qui siamo di fronte alla resa dei conti. Con quest'aria ogni possibilità di ritorno alla normalità è finita, cioè quest'aria è quella che nella tragedia Aristotele chiama la catastrofe, cioè da qui in poi non è più possibile tornare indietro. E allora sì che tutto assume un significato, diciamo, logico, perfettamente coerente nella condotta musicale. Prima abbiamo uno stilema del Verdi migliore e più maturo. Quando Verdi riesce a conquistare questo stilema è già grandissimo, è già salito di rango, in modo, cioè il far cantare i personaggi su una nota sola. Se voi confrontate i due Simoni Boccanegra, in certe aree vedrete che la differenza, l'abisso di stile nasce forse soprattutto da questo, dalla capacità di lavorare all'interno del tessuto musicale, di eludere il ricatto così della melodia portante rappresentata dalla voce. C'è la voce, sì, la melodia c'è, ma tutto procede in un modo, come dire, più complesso, più maturo, in modo tale che la voce entra nel tessuto orchestrale e ne esce, e così in quest'aria che è veramente straordinaria, tra le più belle di Verdi. Straordinariamente logica, e tra l'altro la serie di soluzioni tonali, per esempio la modulazione dal minore a maggiore che c'è a un certo punto e che è molto fuggevole, cioè, il fatto che tutto questo finisca veramente per dare un colore cupo da questo momento in poi a tutta l'opera, questo è un grandissimo coup de théâtre. Bruttina, direi, in compenso la conclusione dell'opera anche musicalmente, ma qui si sente veramente, con questo concludo, la pressione del testo. Tavolo zoppo, poi rimesso a posto, l'altra opera che non nomino più. Qui un tavolo che stava in piedi e che a un certo punto diventa zoppo. Anche dal punto di vista testuale, verbale e drammaturgico. Del resto, va bene, sappiamo che è stata una iattura il dovere trasportare l'azione
dalla corte di Stoccolma, lo stesso Verdi si lamentava e diceva però che peccato dover rinunciare anche scenicamente alle occasioni che mi avrebbe offerto, e che avrebbe offerto naturalmente al regista, allo scenografo, il fasto della corte svedese. Arrivare così in un ambiente, approdare ad un ambiente più modesto, lontano, non europeo, così in fondo tutto sommato borghese, quasi proletario, come quello del governatorato inglese delle colonie americane a Boston, insomma è frustrante, indubbiamente. Il risultato dal punto di vista testuale è che nella versione che ho qui, che è quella in cui ancora si chiamano Gustavo, Horn e Ribbing, morendo il nostro Riccardo, che poi sarebbe Gustavo qui, dice, ma tra l'altro, ecco, concludo veramente dicendo una cattiveria in più. Horn e Ribbing occupano sempre il fondo della scena, dopo naturalmente l'attentato, e interviene il coro. Poteva veramente farne a meno. Questa trovata di far intervenire il coro alla fine per commentare sembrava archiviata definitivamente. Corsi grande e generoso, tu ci serba, o Dio pietoso. Raggio in terra a noi miserrimi, spaventoso, e del tuo celeste amor. Gustavo, ovvero Riccardo, addio per sempre, miei figli. E poi insieme... Ei muore, dicono Amelia, Oscar, Renato, Horn e Ribbing, cioè Sam e Tom, naturalmente ciascuno con sentimenti diversi, per cui Amelia dirà ei muore, Oscar, ei muore, Renato, ei muore, e Horn e Ribbing diranno ei muore, finalmente, no? Ei muore, e intanto Riccardo o Gustavo dice addio, diletta patria. Va bene, certo, egli è il re di Svezia e quindi può dire io rappresento la mia terra, io rappresento la mia patria, l'abbraccio tutta insieme, anche se a dir la verità in quest'opera egli si è occupato poco della patria e molto invece di un'altra questione, sia pure nobilissima e importantissima. Addio miei figli per sempre, ah, oimè, io moro, miei figli, per sempre. E tutti, notte d'horror, non sarà mica una citazione del finale della Clemenza di Tito, non lo so, vediamo, ed è il finale del primo atto in teoria. Questo addio diletta patria, una volta trasportata l'azione a Boston, diventa, e qui vengono i brividi, addio diletta America. Come fa, ma come è possibile che uno che fa il governatore di Boston dica America? Non c'entra niente, non esiste l'America, non esiste il concetto di America, America che vorrebbe dire, insomma, naturalmente, Stati Uniti. Cioè, va bene, d'accordo, è una brutta. Ho l'impressione, se ascoltiamo questa finale così gridato, così strillato, ecco, che il testo abbia influito sia nella prima versione che soprattutto nella seconda versione su questa svogliatezza di Verdi. Ecco, concludo dicendo che Verdi resta sempre un grandissimo maestro, che anche là dove commette degli errori, li commette magistralmente. E allora se noi consideriamo, per esempio, una delle parti meno felici che indicavo prima, per esempio, è scherzo o follia che tanto mi infastidisce, diciamo però che bellissima invenzione melodica, però che straordinario modo di muoversi attraverso queste difficoltà, attraverso queste iatture che insomma gli aveva fornito, e che certe volte si ha l'impressione, queste sono le ultime parole che dico, che Verdi, grazie a tutti gli ostacoli che incontra, si stanchi e sia a un certo punto veramente svogliato, quello che di solito non è. Grazie. Non è che ha finito Quirino Principe, ha finito questo intervento. Ecco, ma ti faccio una domanda per il prossimo intervento. Neanche il famoso... mi aspettavo che almeno il Todesmenuet, nobilitato perfino di un titolo tedesco, cioè quella invenzione, credo, è molto, non so come dire, sì, geniale, una parola stupida, ecco, del menuetto e minuetto sulla scena,
quindi che è d'accordo una ripetizione di situazioni che già Verdi stesso aveva trattato, il Rigoletto, se vogliamo, c'è sempre dietro l'ombra, lo spettro del Don Giovanni e via dicendo. Però volevo adesso prima fare una domanda invece a professor Erba. Su questo, è una domanda che mi viene in mente anche seguendo il ragionamento di Quirino Principe. Il personaggio nuovo, diciamo, di questo libretto e di questa situazione è appunto Gustavo Riccardo, che dir si voglia, come viene poi sviluppato dal Somma, che ha caratteristiche molto diverse da quelle di Scribe. Ecco, però è un personaggio un po' anche qui abbastanza difficile da definire, perché credo che sia uno dei personaggi tenorili su cui Verdi più anche psicologicamente ha lavorato. Però si presenta in situazioni molto diverse fra di loro. Qualcuno addirittura lo vede come un gaudente, uno che le cose poi vanno a finire in modo diverso, però corteggia la moglie del suo migliore amico già fin dall'inizio, questo è molto chiaro appunto nella sua area di sortita, che va dalla maga e che, diciamo, a un certo punto fa una pagliacciata, anche se vogliamo, di dire: ah, questo Silvano mi pare un bravo uomo, lo voglio aiutare e facciamo in modo che Ulrica vaticini bene. Sappiamo che poi questa faccenda dei vaticini in Verdi è sempre molto, molto strana, molto, come dire, psicologicamente complessa. Pensate soltanto alle streghe del Macbeth, che tutto sanno del futuro e che appena sentono il tamburo si chiedono: un tamburo chi sarà? Cioè non sanno nemmeno. E come qui c'è anche Ulrica, che appunto sa che il povero Riccardo, Gustavo che sia, morirà presto, però non sa chi egli sia nel momento in cui si presenta, rimane tutta sorpresa quando glielo rivelano. Sono cose un po', cioè possiamo prendere credo in tre modi: o come pura stupidità di Verdi e dei suoi librettisti, che però, ripeto, adesso cominciano a essere non solo più Somma ma anche altri, o lo prendiamo come, diciamo, come si risolve spesso il problema, è il melodramma, nel melodramma tutto è accettabile, oppure lo si prende, come io soprattutto qui sono incline a pensare, come qualche cosa di tutt'altro che fortuito o banalmente scappato dalla rete, del controllo e direi anche in fondo del buon gusto da un certo punto di vista. Questo personaggio poi che alla fine viene fatto fuori, ma si riscatta appunto perdonando a tutti e invocando la patria. Piccola parentesi, pare, almeno così ci dice la storia, che il ballo in maschera, assistendo al ballo in maschera, fu coniato il famoso slogan Viva Verdi. Non quindi come noi penseremmo e come crediamo con le grandi opere risorgimentali, col ballo in maschera, che è veramente di patriottico, e direi proprio musicalmente anche di patriottico, non ha niente. Quindi cose strane, casi strani, però tanti casi strani che sembrano poi congiurare a loro volta per fare di quest'opera qualcosa forse che sta, non voglio parlare dell'orrenda parola del sottotesto, ma qualche cosa che sta forse dietro l'apparenza. Però volevo chiedere, professore, mi scusi questa mia, anch'io mi lascio un po' prendere dalla passione, questo personaggio poi da dove può nascere? Ha una sua consistenza che nasce dall'ambiente, non dimentichiamo che Stoccolma era una città molto influenzata, la corte di Gustavo III, all'ambiente francese, quindi anche qui si può spiegare questo passaggio che si perde, quindi questa cornice che è quasi più importante delle figure, questo ambiente in cui tutti in fondo finiscono per sembrano di giocare, in cui tutto sembra uno scherzo che però si risolve in tragedia, in fondo tutti i personaggi sono sconfitti e tutti i personaggi non riescono a, e questo non c'entra nulla né con la Svezia di Gustavo né con l'America e Boston ma c'entra, credo, con Verdi e con un suo momento particolare nel concepire e realizzare il teatro musicale. Ma insomma, dica quello che vuole. Sì, perché non ho ben colto la domanda. Comunque... La domanda è Riccardo. Ma è l'unico personaggio nuovo rispetto a Scribe, rispetto alle sue caratteristiche. Ma Riccardo è una decurtazione di Gustavo di Scribe. Il Gustavo di Scribe è un po' un Ludwig di Monaco. Giusto. È un po' un Ludwig da Luchino Visconti.
No, no, va bene. Mentre invece il povero Riccardo è niente, è innamorato e basta, e vabbè, meglio per lui fino a un certo punto, perché poi sappiamo come va a finire, ma è impoverito del tutto questo personaggio, quindi non c'è molto da dire di Riccardo. Non si capisce perché lo sia un tiranno, non lo è affatto. Non ha ragione d'essere, e ciononostante Verdi lo riesce a, in qualche modo, a solidificare il canto che gli presta, che ha la sua solidità, appunto. Volevo chiedere piuttosto a Quirino Principe, a proposito di Oscar, io trovavo che c'è una domanda musicale in cui io mi trovo molto, rispetto a lei, molto, molto sprovvisto, però quando la giovane Oscar, o il giovane Oscar, dipende dal senso che gli vogliamo attribuire, alla fine rivela a Renato qual è il travestimento, e mi pare sia un po' una cabaletta che mi ha fatto pensare a Cherubino. Qui dice Oscar: saper vorreste di che si veste quando è la cosa che vi vuol nascosa. Oscar lo sa ma non dirà, tra la 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 la, tra la 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 la, pien d'amore mi balza il cuore, ma pur... mi fa venire in mente, non so cosa faccio di Cherubino e altri. Voglio dire, una cabaletta, non so se può dire. Non è una cabaletta. Né qui né lì. Però è una... Diceva, se è una cabaletta. No, direi che non è una cabaletta, né qui né lì. E allora che cos'era? Semplicemente è un'aria di piccolo formato, un'aria in miniatura. Ecco, sì, così, mentre quella di Cherubino, un'aria vera e propria. Una grande aria. Ci sono delle situazioni comuni, intanto va bene il ruolo antravestì, poi il fatto che si tratti di un giovane, di un maschio lievemente effeminato, anche se poi in realtà in Mozart è un maschio sul serio, perché gli piacciono le donne, anzi è piuttosto assatanato, devo dire, ha l'aspetto semmai così efebico. La funzione di Oscar è diversa, perché anche se è vero che Verdi, la cultura italiana del secolo XIX è stata sempre una cultura particolarmente casta e castigata e autocastigata, ha giocato molto la funzione manzoniana, l'influenza manzoniana, ma anche l'influenza classica. Ecco, l'Italia non ha avuto uno Shakespeare, non ha avuto l'audacia e la sfacciataggine, ecco, di Shakespeare, linguistica e situazionale, per cui il rapporto omosessuale tra Oscar e il suo signore viene velato. D'altra parte, noi ci domandiamo, ascoltando il primo quadro dell'opera, il primo quadro del primo atto, come mai il sovrano, o Riccardo, il governatore, si rivolga continuamente ad Oscar chiedendogli consiglio. Parla con Renato e poi domanda ad Oscar, parla col giudice e domanda ad Oscar che cosa ne pensi. Cioè è un suo consigliere, ma un consigliere fin troppo intimo. Quindi c'è questa ambiguità in Oscar che non c'è. In Cherubino c'è un altro tipo di ambiguità, cioè è il contrasto tra la ipervirilità del personaggio, adolescente, ma maschilissimo, e invece la profonda femminilità vocale e musicale, proprio di quest'aria in particolare, ma un po' di tutto il ruolo di Cherubino. Qui invece, giustamente è stato detto, Oscar è un elfo e quindi non presenta problemi di ambiguità, non è che sia un personaggio efebico, è semplicemente un personaggio giovane, candido e malizioso. E poi resta velato naturalmente quello che fu il rapporto reale, storico, insomma, con il suo sovrano. Musicalmente comunque ci sono delle affinità, ma anche delle profondissime differenze. Per esempio la linea melodica dell'aria di Cherubino è lunga, la linea melodica dell'aria di Oscar è volutamente breve, anzi si tratta proprio di frammenti. Se c'è una differenza decisiva tra Verdi e Mozart è proprio la lunghezza dell'ispirazione mozartiana dei suoi temi e la brevità e la concisione dell'ispirazione di Verdi.
No? Quindi direi sono proprio dei frammenti binari, dei gruppi di due suoni che si uniscono insieme, mentre continua, è un flusso inarrestabile in Mozart. Vorrei fare anch'io una domanda, professor Principe, di carattere musicale, questo. Ci sono anche, fin dall'inizio direi, dei segnali strani. Per esempio il coro dei cortigiani, proprio sto parlando subito dopo l'introduzione strumentale, che si esprime attraverso un corale, a cui si contrappone invece il coro dei nemici del conte, invece in contrappunto, un contrappunto addirittura fugato. E tutte le volte che riappare l'idea della congiura e della... riappare il contrappunto. Ecco, perché questo? Fino appunto alla scena finale, che è una specie di spegnersi proprio delle linee, come una specie di canone interrotto, minuetto interrotto in quel caso, cioè come se fosse qualcosa che... E allora lì parte la grande linea melodica, nuda e cruda, pura, espansa, sulle parole che prima... che sono state lette. Ecco, questo è sempre una cosa che mi è sembrata, come dire, anche questa con dei significati che forse stanno dietro allo stesso semplice uso, anche un po' se vogliamo banale, no? Ma è una domanda meravigliosa questa, una domanda che trascende Verdi, ma che in Verdi trova il suo inveramento. In Verdi c'è sempre questa straordinaria capacità di cogliere e di rivelare dall'interno i significati della musica quando c'è un coro. Io ho detto prima che è stato maldestro a porre questo coro, diciamo, di costernazione alla fine dell'opera, ma da un punto di vista propriamente scenico e drammaturgico. Da un punto di vista musicale, Verdi nel coro eccelle, come sappiamo. Con mano maestra e riesce a cambiare nel giro di pochi secondi la psicologia della stessa melodia, dello stesso organico, a seconda che si tratti di un coro di uomini, sacerdoti, oppure di fanciulle, di vergini. Pensiamo per esempio al coro iniziale, cioè ai cori, alla sequenza di cori che aprono Nabucco dopo la sinfonia, cioè dopo l'ouverture, no? I sacerdoti e poi le vergini. In sostanza il ritmo, la materia musicale, la tonalità, l'organico orchestrale sono gli stessi. Ma nel momento in cui intervengono le donne, le voci femminili, la musica sale verso l'alto, diventa disincarnata, incorporea. Non succede nulla di clamoroso sulla carta, eppure succede per le nostre orecchie. Naturalmente la domanda di Sergio Sablic implica qualcosa di molto più decisivo, molto più importante e anche molto più tangibile. E certo, qualche domenica fa abbiamo parlato in altra sede dei Lombardi alla prima crociata e si è detto, ecco, si diceva proprio qualcosa di affine, mentre il coro delle monache, per esempio, no? Delle suore, quando Pagano, così un po' come suore che riposate da Roberto il Diavolo, ascolta il canto delle vergini in abito appunto monacale e dice invece, fa invece il suo monologo da vilain, da malvagio, da cattivo della situazione, ecco, il canto di queste vergini usa naturalmente i procedimenti tradizionali usati da Verdi senza un'eccessiva dose di studio, ma con grande orecchio, del corale. E quando intervengono, anche lì ci sono dei congiurati, naturalmente, non ci sarebbe Verdi se non ci fossero dei congiurati o dei cattivi, comunque, quando interviene il canto dei congiurati, questo canto è tutto fortemente contrappuntato, il soggetto addirittura a un certo punto sfocia in un fugato, il cui soggetto è un ritmo di marcia, quindi il ritmo di marcia già di per sé rappresenta un sovrappiù di energia che è sempre, non dico negativa, però preoccupante. Anzi, in Verdi, guardate, i malvagi non sono mai ripugnanti, non sono mai laidi, sono sempre inquietanti e inquieti essi stessi e naturalmente sofferenti. Per cui succede che queste forme più difficili, queste forme basate sul contrappunto, questi fugati, in qualche modo traducono con la propria scelta una forma difficile, una situazione difficile. Una forma che costa fatica condurre a termine a un musicista traduce musicalmente una situazione che costa fatica condurre a termine con la propria anima, col proprio cuore, col proprio intelletto. Ecco, per non parlare poi di quando
c'è un contrappunto complesso, un triplo, un quadruplo contrappunto in scene di baruffa, per esempio in Falstaff. Allora, noi sappiamo che la perizia magistrale e sopraffina, acquisita poi tra l'altro attraverso lo studio dell'età matura, Verdi cresce in conoscenza contrappuntistica con l'andare dell'età, continua a studiare fino alla fine, rappresenta il colmo della confusione e del disordine. Concludo, rispondendo in una risposta a questa meravigliosa domanda, che è decisiva, dicendo: Verdi evidentemente sapeva bene che la parola concerto e il verbo concertare hanno una radice che pesca nei significati della guerra e del contrasto. Cum certare vuol dire combattere, duellare, contrapporsi, e contrappunto deriva da punctus contrapunctum, naturalmente. È diverso il concerto dal concento, che è cum cantus, dove avviene esattamente l'opposto, dove c'è invece l'armonia del mondo. Bibliografia che soltanto le persone decrepite e vecchie hanno il coraggio di fare pedantescamente. Nel famoso libro di Leo Spitzer, Harmonie der Welt, edito molti anni fa nel 66 dal Mulino, col titolo naturalmente Armonia del Mondo, c'è un bellissimo capitolo di Spitzer, che non era un musicista ma ne sapeva di musica, su questo argomento. Ecco, se volete rileggervelo sarebbe molto bello. Grazie. Prima di una battuta conclusiva di tutti e tre, veloce, proprio una battuta conclusiva, vorrei che leggessimo, appunto, l'abbiamo evocato più volte, il finale, quel momento cioè in quale il minuetto a poco, il minuetto che realisticamente descrive il ballo, a poco si spegne, Amelia e Riccardo si riconoscono, ma Amelia fa appena in tempo a dire addio a Riccardo e viceversa, che la congiura segue il suo corso. Ricordiamo che il titolo che Verdi voleva dare a quest'opera era Una vendetta in domino, quindi il tema della congiura, su cui forse Erba ci potrebbe a questo punto anche dare un'ultima sua parola, era centrale. Ascoltiamo quindi questa scena ottava, l'ultima dell'atto terzo. Perché qui? Fuggite! Sei quella dello scritto? La morte qui va cerchia. Non penetra nel mio petto il terrore. Fuggite! Fuggite! O che trafitto cadrete qui! Rivelami il tuo nome. Gran Dio, non il posso! E perché piangi? Mi supplichi atterrita? Onde cotanta senti pietà della mia vita? Tutto per essa, il mio sangue, tutto darei. Ah, invanti cieli, Amelia. Quell'angelo tu sei. T'amo, sì, t'amo. E in lacrime a piedi tuoi m'atterro, o Betanela incognito della vendetta il ferro. Cadavere domani sarai se qui rimani. Salvati, va, mi lascia, fuggi dall'odio lor. Sinché tu m'ami, Amelia, non curo il mio fato. Non ho che te nell'anima e l'universo oblio, né so temer la morte, perché di lei più forte è l'aura che m'inebria del tuo celeste amor. Dunque vedermi vuoi d'affanno morta e di vergogna? Salvati vo. Domani e con Renato andrai. Dove? Al natio tuo cielo. In Inghilterra? Mi schianto il cor, ma partirai. Addio. Riccardo! Ecco, per quanto... Grazie. E... E vorrei proprio che concludessimo con un brevissimo intervento tutti e tre. In fondo però, se pensiamo all'elemento di novità, e comincio io, perché quest'opera, ho detto prima, è un'opera particolare? Un'opera particolare perché è la prima opera, e questo a me piace molto di Verdi, non voglio arrivare a dire la stupidaggine somma che ha detto un sommo musicologo, che non citerò naturalmente, che quest'opera è il Tristano e Isotta di Verdi. Sta scritto, sta scritto in un libro, appunto, dedicato a Verdi Giuseppe. Non voglio arrivare a questo, però è la prima opera di Verdi con, è chiaro, l'importantissima
precedente, il periodista precedente di Simone Boccanegra, che non a caso poi verrà però ripreso e rifatto in modo molto diverso, messo a punto in quelle che erano le sue, i suoi annunci. È la prima opera, dicevo, nella quale, viva Dio, e questo a me piace, Verdi non punta alla semplificazione delle cose. Non punta, appunto, come dicevo prima, alla parola scenica, al rendere quello che poi, forse per noi, e qui credo di poter anche interpretare i sentimenti e i pensieri, soprattutto del mio maestro e amico Quirino Principe, insomma, questo è un po' troppo, è un po' troppo elementare, perché la vita e l'arte è qualcosa di molto più complesso rispetto a certi momenti, pur sublimi, bellissimi artisticamente, che quindi ci rendono felici, sono d'accordo, di Verdi. Questa è un'opera in cui invece questo processo di semplificazione, di riduzione all'essenza dell'effetto scenico non c'è, e questo mi piace molto di quest'opera. Ed è un'opera, e qui parlo invece, chiedo al professor Erba, è la prima opera nella quale, su questo quando gli volevano, non soltanto per motivi di censura, ma anche per motivi di tradizione, volevano a tutti i costi dargli il nome di un protagonista a quest'opera, e lui diceva no, l'opera si deve chiamare con la vicenda che sta al centro, una vendetta in domino che poi tornò ad essere, come in Scribe, un ballo in maschera. Cioè un fatto, non un'opera che si incentra su un personaggio o su un conflitto, se vogliamo, che poi appunto è inventato male, detto talvolta anche peggio, ma e che è il conflitto amoroso, questo amore impossibile fra due che non si sfiorano mai nel corso di tutta l'opera e si accontentano di dirsi t'amo nell'orrido campo, salvo poi comportarsi in modo diverso da quella, come se questo riconoscersi innamorati li portasse poi alla sconfitta e alla catastrofe. Insomma, un'opera nella quale la cornice, come dicevo prima, è più importante le figure. Un'opera nella quale è il mondo nella sua complessità e molteplicità, anche espresso attraverso riduzioni, se vogliamo, di conflitti importanti, ma in cui c'è naturalmente l'amore, c'è il senso dell'onore, c'è il senso dell'amicizia, c'è il rapporto fra il dovere pubblico e il volere privato. Insomma, tutto questo esiste, ed è la prima opera in fondo in cui questo accade. Certe cose di questo verranno sviluppate poi nella Forza del Destino, soprattutto, diciamo, la scena di Ulrica, se vogliamo, poi è un piccolo cartone per la grande scena di popolo della Forza del Destino, però è un'opera importante, proprio perché qui Verdi in fondo è qualche cosa di diverso da quello che ci è abituato a fare. E allora la domanda è questa, ecco, questo tema della congiura ha una sua realtà drammaturgica, o è soltanto un tema che anche qui sta da sfondo ed è mal assemblato con il resto? Ma mi pare che qui sia in qualche modo escamotè il tema della congiura. Se è vero che la congiura è il motivo al centro di tante opere teatrali drammatiche, pensiamo a Shakespeare, qui si deve vedere in atto proprio un'operazione questo nostro grande compositore, che viene spesso presentato con questa immagine di risorgimentale dei grandi valori della nazione, altro qui manca del tutto, viene meno del tutto, e se vi era qualche spunto, ripeto, nel libretto di Scribe, attraverso la versione di Somma, è tutto decurtato e vanificato. Piuttosto rimane il motivo della morte spettacolare, che anche qui è indebolito, perché è tutto spettacolo fin dall'inizio, cioè non c'è l'uccisione di Riccardo alla fine, perché Riccardo è in domino, ha un abito che lo maschera, lo traveste, e viene reperito con fatica e finalmente ucciso. Abbiamo maschere fin dall'inizio, quando si va alla grotta di Ulrica, oppure il velo che copre Amelia nel campo degli impiccati. Vale a dire, vi è un continuo seguirsi di colpi di scena, di agnizioni, che intebolisce in certo momento il motivo stesso del mascheramento. Ne bastava uno alla fine, e invece questi antecedenti, questi anticipi di mascheramento che abbiamo nel corso dell'opera, finiscono per indebolirlo anche. E mi chiedo se non sia un po' un luogo comune quello di vedere la morte dell'eroe del melodramma in modo spettacolare. È vero che vi sono
non so, lui, queste uccisioni che concludono il dramma o la tragedia che sia, davanti a un grande pubblico, in occasione di una festa, soprattutto in occasione delle nozze. Le nozze pare sia il motivo in qualche modo funesto di quella che sarà l'uccisione. Al momento delle nozze succede qualcosa che non solo le manda a monte, ma si conclude con l'uccisione dei personaggi, lui, lei o tutti e due. Ma vi sono altri nella Traviata, per esempio, non abbiamo muore nelle braccia di Alfredo solo, mentre Adriana Le Couvreur muore nel corso di una festa. Quindi non è, direi, una costante che nel Grand Opéra vi debba sempre essere alla fine questa scomparsa di scena dei protagonisti, lui, lei o l'uno e l'altro, attraverso questa...